Podcast. Cetum è un'azienda leader mondiale nella produzione e commercializzazione di aceto balsamico e condimenti. E, operiamo con diversi stabilimenti e abbiamo clienti in oltre 70 paesi. I nostri clienti principali sono sostanzialmente tutte le catene di grande distribuzione mondiale. Waze si occupa della costruzione di sistemi di controllo all'interno delle aziende, quindi sia dal punto di vista di conoscenza del processo e impostazione del processo di controllo, tanto quanto l'automazione dello stesso, quindi la parte più tecnologica di BI. Questo lo facciamo avendo portato dentro all'azienda delle competenze cross, sia tecnologiche che diciamo di conoscenza dei processi economici, sia economici che finanziari, che proprio produttivi o legati alle operation delle aziende. La collaborazione con Way è nata circa 5 anni fa, nel momento in cui l'azienda è stata acquisita da un fondo e c'era la necessità di costruire tutto il sistema di reportistica partendo specificamente dall'analisi delle vendite, ma coinvolgendo poi anche altri tipi di indicatori e di analisi di cui avevamo bisogno. Il percorso in Acetum è nato grazie alla collaborazione con la loro azienda fornitrice di gestionali, di ERP, che è un'azienda che si chiama TKP, lavora nell'ambito dei gestionali Zucchetti, e con loro collaboriamo su tanti fronti, su tante aziende, per tutta la parte, lato nostro, di business intelligence e controllo di gestione. Quindi loro sono i fornitori, diciamo, di date, e noi siamo quelli che aiutano le aziende a consumarli nel modo migliore possibile. Nello specifico, rispetto al progetto che insomma abbiamo fatto recentemente con Way, avevamo l'esigenza di ripensare il processo di budget e forecasting, che nel nostro caso, in quanto azienda parte di una multinazionale, viene fatto 5 volte all'anno. Tutte le aziende, tutte le PMI, in particolare le PMI, portano avanti questo processo tramite Excel, quindi con un grande dispendio di tempo, al netto degli errori che possono avvenire o meno. Sicuramente il problema grosso è il tempo, perché si fanno girare un grandissimo numero di mail. Era un processo che richiedeva grande precisione, ma ancora basato su una serie di file Excel e un processo di scambio di mail che, nonostante fosse funzionale, non aveva un appoggio, per esempio, di controllo step by step. Ovviamente nel momento in cui nasce una contestazione, un numero che non va bene tra chi deve controllare e chi deve inserirlo, parte un ping pong di email, di numeri, di dati, che spesso va a finire in un processo che si perde, e la direzione o il controlling che mette un numero e lo forza. Giusto per dare un esempio, ci trovavamo spesso a dover analizzare un dato completo dopo alcune settimane, scoprire che magari non era esattamente il risultato che volevamo ottenere per tutta una serie di motivi, e quindi il processo in un certo senso ricominciava da zero, magari su alcuni clienti piuttosto che su alcune questioni specifiche, con ovviamente un dispendio di energie da parte dell'ufficio controllo di gestione e anche dell'ufficio commerciale non indifferente. Noi da qualche anno abbiamo costruito uno strumento che si va a agganciare ai principali tool di business intelligence in commercio, e che consente di creare due cose a differenza dell'Excel classico. Uno è il workflow, quindi la direzione o il controlling chiede alle persone cosa prevedono di fare con i dati già precompilati, in modo che anche il processo da parte delle persone sia molto più veloce, e dall'altro lato questo consente di poter finire di inserire i propri dati
e confermarli. La direzione riceve la comunicazione di questa conferma e da lì inizia un processo legato alla trattativa su quale sarà il dato finale. Quindi è un sistema molto integrato anche con tutto il resto dei tool di BI e questo ci permette una maggiore velocità, un minor dispendio di energie e sicuramente la possibilità di arrivare a un risultato più condiviso e probabilmente anche più esatto. Fino ad oggi si è parlato di industria 4.0 legata ai processi produttivi. Questa, la BI, la data integration e tutte le aree applicative che stanno attorno a questo mondo sono un po' il 4.0 riportato sui processi manageriali. Credo che la componente, insomma, di successo di questa partnership sia stato il fatto soprattutto che il team di Way sa di che cosa si parla quando si parla di controllo di gestione e analisi dei dati e non sono unicamente dei tecnici, nonostante abbiano sempre trovato una soluzione tecnica a tutte le idee più o meno mirabolanti che ci sono venute, ma soprattutto sanno quello di cui hanno bisogno le aziende e quindi fanno anche proposte aggiuntive piuttosto che si mettono, come dire, a discutere in senso propositivo per trovare la migliore soluzione insieme. La mia speranza è quella di poter continuare il percorso che abbiamo avviato da qualche anno e sicuramente estendendo entrambi i fronti, quello della BI, quindi la parte di automazione del sistema di controllo su tutti gli altri processi che attualmente non sono coperti perché come ha detto anche Francesco, l'azienda ha subito dei cambi di proprietà e dei cambiamenti interni molto importanti, quindi i dati sono maturati nel tempo e adesso l'obiettivo è quello di mettere sotto controllo poi tutti gli altri processi. Lato invece pianificazione e budgeting, anche lì dal commerciale si scenderà su tutti gli altri pezzettini dell'azienda, gli altri mattoncini dell'azienda per poter avere una pianificazione che copra tutto quanto dalla parte economica, dalla parte commerciale, la parte economica e la parte finanziaria. Avendo avuto a che fare con diversi altri consulenti, non solo in ambito IT, ma anche nella parte finance, piuttosto che in ambito amministrativo, vi assicuro che non è una dote particolarmente comune, quindi avere un consulente controllo di gestione che sa che cos'è il controllo di gestione fino all'ultimo centimetro è sicuramente molto utile perché appunto permette un'evoluzione più rapida e si parla la stessa lingua. E questo è un percorso che speriamo di poter portare avanti per gli ottimi rapporti e l'ottimo lavoro che abbiamo fatto assieme. Il merito sicuramente bisogna sapere come lavorare e cosa fare, ma avere un cliente che recepisce bene queste cose non è banale dall'altro lato. Quindi ci sono tutti i presupposti per continuare bene assieme.